Buongiorno ragazzi, questo è un nuovo video da parte comunque di Escobar, questo è il mio canale, benvenuti a tutti. Chiunque voglia si può iscrivere e commentare ovviamente, i commenti sono su accettazione per evitare i bimbo minchia che scrivono primo altre cazzate. Comunque, girando per YouTube, mi è capitato comunque di trovare un video degli Hakamet. Ma non sono un tipo che critica. Che sono un tipo che si fa fatti suoi, ovviamente, rispetto a tutti i miei colleghi youtuber, in quanto youtuber e il lavoro che fanno, però fare un video con scritto Escile, dove praticamente si incentiva comunque la molestia da parte comunque di coloro che avendo comunque un'età inferiore alla nostra o un cervello comunque molto sottosviluppato potrebbero prenderlo come invito per rompere le palle eccessivamente anche alle ragazze, anche perché non so se vi rendete conto del fatto che essere stalkerato e rotti i coglioni con hashtag Escile non è qualcosa di positivissimo, anche perché comunque è una molestia vera e propria. Ovviamente non è che si può comunque giustificarli, va bene, sì, lo scherzo va benissimo, nel senso che va bene dirlo, va bene esci nel senso nel video ti prende quella cosa da vuoi fare, ok, per divertimento, una parodia, eccetera, eccetera, ma fare un video focalizzato su quello per poi non spiegare alla fine che tali comportamenti non devono essere tenuti in quanto siamo una società civile e non siamo delle bestie perché un deficiente che comunque molesta una ragazza è un ritardato, un deficiente, lo ripeto, ritardato e deficiente. Deficiente, non deficiente, deficiente. Io esorto tutti coloro che mi seguono e magari le nuove generazioni, i più piccoli, ad avere un comportamento rispettoso verso le ragazze. Perché come loro possono essere comunque infastiditi da questi comportamenti, vi potrebbero essere comportamenti che potrebbero infastidire anche voi. Ovviamente loro sono, diciamo, a livello sociale una minoranza, vengono maltrattate in tutto il contesto mondiale, perché mai altri coglioni dovrebbero continuare a trattarle così? Ovviamente in una società civile non è consono fare certe cose, anche perché tutti dobbiamo avere la libertà deve esprimersi attraverso comunque quegli atti giornalieri che compiamo, scusate, studio legge, e per quello che è questa deformazione professionale. Comunque. Le donne devono avere la capacità e la libertà di poter fare ciò che desiderano. Se ovviamente si sentono molestate da questi atteggiamenti, voi è come se li bloccaste, andate a limitare la loro libertà. Di conseguenza, la libertà di base non ce l'hanno più. Perché voi stronzi, perché così vi devo chiamare, nel senso coloro che fanno queste cose, stalkerano le ragazze, fanno queste cose qui. E credo che queste persone non abbiano una vita sociale, neanche abbiano una ragazza e neanche la potranno mai avere. L'unica cosa che devono fare è andare su YouPorn o su altri comunque siti dove ci si smanetta, ok? E mettersi dalla mattina alla sera finché non gli passa comunque la voglia di rompere i coglioni alle ragazze, perché le ragazze sono una cosa, le pornostar sono altre. Quindi di conseguenza rompere i coglioni a una ragazza non è che praticamente aiuta, no. No, non te la dà. È inutile che fai, cioè nel senso che dici, no, mo' gli chiedo di uscirle così me la dà, magari mi faccio un segotto su quella cosa. No. Perché non è bella come cosa, non è per nulla bella. Ok, io adesso i miei colleghi youtuber che lo hanno fatto, non voglio criticarli né fare altro, né. Perché comunque rispetto il lavoro che fanno e so il lavoro che c'è dietro i video. Soprattutto nei video in cui ci sia l'editing, perché anche io faccio l'editing, diciamo in qualche video mi diverto a farlo. Comunque, non li critico, mai, perché comunque sono dei miei colleghi, non voglio farlo. Però io critico l'argomento che hanno comunque tenuto nel video. Cioè, fare un video incentrato su quello, incentivando comunque questa cosa, non è per niente positivo. Ragazzi, io vi esorto ad avere un comportamento più rispettoso nei confronti delle donne, ad apprezzarle, rispettarle e magari se riusciste, più comunque spesso, e riuscite comunque a usare la favela, la parola, e a comportarvi come gentiluomini, magari qualche ragazza potrebbe anche darvela. Io vi saluto, saluto anche i miei colleghi Hakamet se lo hanno già visto il video, saluto tutti gli altri miei colleghi, vi auguro una buona giornata, arrivederci.